momento della vendetta. Dopo esserci sfuggita nella prigione, la contessa si è nascosta nel suo castello. Una roccaforte gotica molto ben difesa che farebbe impallidire qualsiasi ladro. Per quanto sia un luogo spaventoso, è lì che siamo diretti. Per fortuna abbiamo scoperto che la contessa, essendo stata fino a poco tempo fa membro segreto della banda Clue, possiede gli occhi di Clockwork, che secondo il Tivius Racconus sono capaci di paralizzare all'istante i nemici con il loro sguardo. Non occorre un genio per capire come potrebbe sfruttarli una brava ipnotizzatrice. Nel frattempo, l'Interpol è venuta a conoscenza delle sue losche manovre. L'agente Nila ha ricevuto un finanziamento per assumere un contingente di mercenari locali. Sembra che si prepari una guerra in piena regola. Dobbiamo agire subito, prima che la situazione precipiti. Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Poppy e oggi siamo tornati qui su Sly 2, la banda dei ladri. Nella scorsa parte abbiamo visto fuggire la contessa e oggi... Sly ha visto fuggire la contessa dalla prigione e adesso andiamo avanti. Ok, allora aspetta. Questi carri armati sono molto più... Vabbè, sono più lenti a sparare, però hanno molta più potenza. Ok, ecco il piano. Innanzitutto scatta alcune foto dei dintorni. E poi devi salire sulla torre di rieducazione. Sembra... un bel posticino. Oh, stai alla larga dai carri armati, a meno che tu non voglia finire tagliuzzato in minuscoli pezzettini. Cioè, guarda, io non ho problemi perché appunto io ho avuto già esperienza con i carri armati. Aspetta. No, maledizione, no. No. A parte che non mi ha preso, ma vabbè. Ok, allora, vediamo. Accidenti. No, dannazione, no. Quanti siete? Aspetta. Oh. Vai. Nila ha ricavato il suo quartier generale nella vecchia banca. È un luogo abbastanza sicuro. Non sarà facile convincerla ad uscire. Ma... ok. Aspetta. No. Oh. Meno male. Hanno... ok, vai. No, aspetta. Come si fa? Oh. Sono leggermente dimenticato. Oh! Dannazione! Ve l'ho detto che ho già avuto esperienza con i carri armati. Allora, fate della linea, c'è. Allora. Ok. Ah, ok. La contessa ha inviato quelle imbarcazioni per controllare gli uomini di Nila. Forse ci daranno un passaggio. Sì, certo. Figuratevi se quelle imbarcazioni hanno un passaggio soltanto per voi. Vabbè. Adesso dobbiamo andare. Aspetta, dove? Dove? Aspetta. Lì. Devo fotografare lì. Hop. Hop. Hop.
Hop, 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 hop. No. Ok. Ah no. No. Dannazione. Ok, allora devo fotografare lì. Devo fotografare il dirigibile. E sta. Aspetta, allora è meglio metterci qua. No. Meglio metterci qua. Vabbè, ok, eccolo lì. Ah. Ecco il dirigibile che la contessa ha usato per fuggire dalla prigione. Forse potrebbe esserci d'aiuto per muoverci fra quelle alte torri. Ok. Scusate. Vai. Andiamo. Allora, dove dobbiamo andare? Aspetta. Ok. Ok, allora. Dobbiamo andare. Ok. Allora, tu. Saremo qua, avremo una magia. Saremo qua. No! Ottimo. Allora, dove dobbiamo andare? Allora, lui. Dov'è? 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 Non c'è nessuna indicazione. Vabbè, forse... Vabbè, forse c'è... Vabbè, forse ci capiremo qualcosa tornando indietro. Ok, no! Guarda, allora. Vediamo un po', eh. Perché fanno del male soltanto a me e non... Perché fanno del male solo a me e... Allora, dunque. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' dov'è. Ah, lì, 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 è lì. Pizzica, mi hanno preso proprio con gli zuccherini, diciamo. Allora, vediamo un po' dov'è. Allora, su. Vediamo, aspetta, dov'è? 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 Ah, è lì, è lì.
Ok, vediamo un po'. Ok, allora, vediamo un po' dov'è. Vediamo un po' dov'è. Ah, lì, lì, lì. Ah, è... Ah, è quella cosa che sta passando. Vabbè. Ok, vai. Dannazione. Ok. Ok, allora aspetta, vediamo un po' dov'è. Ah, lì, lì, è lì. Ah, ecco, è quello. Quello lì, aspetta, lontano, avvicinati. Presto, prima che mi veda. Penso che siano i cosi della contessa, dai. Vabbè. Vabbè, adesso che sappiamo dove andare. Ok, allora. Ok. Benissimo. Devo andare lì. Bene, avevo tutto il tempo per... No. No, dai. Vabbè, tanto. Fatto. La contessa è in pieno assetto di guerra. Che fortuna. Ok, Sly, sali sulla torre di rieducazione. Secondo me è lì che troveremo gli occhi di Clockwork. Non mi prendi, non mi prendi. Riuscite a farlo pagare. Da farlo pagare, aspettate. Ok. Dov'è la torre di rieducazione? Ah, lì. No, aspetta. Dove? Dov'è? Ah, lì, lì. È lì. Allora, dunque. Che devo fare? Devo salire lì. No, aspetta, aspetta. Non sono uno stratega convinto, ma vabbè. Allora, devo andare lì. Mm.
Ok. Dunque, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' dove siamo. Vediamo. Non lo vedo. Non lo vedo. No, aspetta. Forse deve andare di qua. Qua, vediamo un po'. Ah, lì. Allora, devo tornare indietro. Devo andare di... di qua. Devo prendere questa strada. Ok, vediamo un po' dov'è, aspetta. Ah, devo andare di là. La porta è chiusa dall'interno. Cerca di raggiungere la finestra della torre. No, dov'è? Vado. Maledizione. Ragazzi, ho scordato il fail, ma non mi... Oh, vado sempre qua a battagliare, ste guardie, oh. Torniamo a... No! Vabbè, dai, sapete che faccio? Fatto! Aspetta. Sì. Bentley, quassù non ci sono solo gli occhi di Clockwork. Perché ce l'hai con me? Nila mi ha incastrata. Io sono onesta. Ma certo che lo sei. Ho letto il tuo profilo psicologico. So bene che sei onesta. Allora perché ce l'hai con me? Perché, mia cara, sei onesta. Inseguendo Sly Cooper hai scoperto troppe cose sulla banda Claw e sul traffico di spezie. Era solo questione di tempo prima che scoprissi che anch'io ne facevo segretamente parte. Così, appena Nila mi ha dato l'occasione di metterti al sicuro, l'ho sfruttata. Vigliacca! Sei il disonore dell'Interpol! D'ora in poi la mia missione sarà distruggerti!
Oh, temo che la tua missione, così come la tua vita, durerà ancora per poco. Quando avrò integrato gli occhi di Clockwork in questo congegno, la tua vita sarà nelle mie mani. Non sarà facile farmi il lavaggio del cervello. Sì, non sarà facile. E neppure indolore. Ma riprogrammerò la tua mente in modo che il biasimo dell'Interpol ricada su di te. Ora, calmati e rilassati. Raggiungi il tuo paradiso e rimanici per sempre. Non credo che ti abbiano visto. Scatta alcune foto e vattene via. No, devo aiutare Carmelita. È nei guai. Ora non puoi fare nulla. Torna al rifugio con le foto. Ti giuro che studierò un piano per aiutarla. Ah, ottimo, ottimo. Ok, devo scattare delle foto. Allora. Ah, aspetta. Ok. Ecco gli occhi di Clockwork. Sembrano collegati a quel quadro di comando. Fotografa la console, così potrò capire la sua struttura. Ok. La console. Ah no, aspetta, però prima Carmelita. No, aspetta. No, aspetta. Interessante. L'ispettrice Fox è prigioniera di un vecchio Iron Tech 250. Rozzo, ma efficace. Ok. Sono le guardie ombra. Il corpo d'élite della contessa. Dire che sono dei duri è un tenero eufemismo. Cioè, vuol dire che no, vuol dire che sono dei duri, vuol dire che sono troppo duri. Ma quello è un frullo a cervelli. Non pensavo che esistessero. Sono a metà strada fra la scienza e la magia nera. Indistruttibili dalle armi convenzionali. Ok, allora il vecchio computer. Dov'è? Dov'è il vecchio computer? Ah no, ecco. Quel vecchio terminale dovrebbe essere collegato ai sistemi della torre. Dobbiamo scoprire come connetterlo. Va bene. Torniamo al rifugio per elaborare un piano. Attimo. Ok. A causa della guerra fra Nila e la Contessa, il castello è in allarme. Per raggiungere gli occhi di Clockwork, dobbiamo essere abili e sfruttare il conflitto a nostro vantaggio. Ecco il piano. Marry, tu entrerai nel castello per rapire il capo della sicurezza, a cui devo fare alcune domande. Intanto, io e Sly tenteremo una piccola avventura paranormale. Io entrerò nelle cripte sotto il castello e costruirò una bomba anticarmica, che dovrebbe essere in grado di distruggere il frullo a cervelli. Sly, tu catturerai alcuni fantasmi locali e li porterai al quartier generale di Nila. Spero che questa macabra visione riesca a convincerla ad ingaggiare subito altri mercenari. Ok, ognuno sa cosa deve fare. Buona fortuna! Ottimo. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!